In platea centinaia di studenti, in cattedra medici, studiosi, vertici delle istituzioni sanitarie, per un confronto diretto e senza giri di parole su dei fenomeni purtroppo molto presenti a Pescara e in Abruzzo in generale, quali la diffusione di nuove droghe sintetiche e non, e del doping. Il focus lo ha acceso il consigliere comunale Adamo Scurti, che in qualità di presidente dell'Unione Sportiva Acli ha voluto lanciare un messaggio di denuncia, ma anche di speranza, quindi incentrato sulla prevenzione. Gremita è interessata alla platea della sala consiliare del comune di Pescara, cui si è rivolto Vero Michitelli, direttore generale della ASL. Occorre informare chi pratica lo sport, anche in giovane età, della pericolosità di questo uso di sostanze che sono finalizzate a migliorare l'attività sportiva in apparenza, ma a lungo andare provocano danni seri importanti all'organismo a carico del fegato, dei reni, del sistema nervoso, perché provocano comunque insonnia, disturbi dell'umore, del comportamento. Il doping quindi va combattuto e non rientra affatto in una sana pratica sportiva, che deve essere impostata su criteri di correttezza, di lealtà, di buona fede. La droga dello stupro, invisibile in odore e in sapore, e altre sostanze sono state al centro dell'intervento di Fabio Savini, responsabile dell'unità di farmacotossicologia e qualità analitica della ASL di Pescara. In città, dati preoccupanti per ciò che concerne il consumo di droga, ma anche di alcol tra giovanissimi. I ragazzi non hanno il percepito della pericolosità di queste nuove sostanze, per cui l'assumono quasi inconsapevolmente, perché tanto una compressa di colore rosa o arancio non può far male, e questo praticamente li conduce alla porta dell'utilizzo di sostanze che sono pericolosissime, non controllate, spesso fatte negli scantinati. L'alcol è una piaga che sta andando sempre di più e arrivano sempre più ragazze con età sempre più basse, con dei valori alcolemici altissimi. Il presidente Scurti ha garantito che il cammino per sensibilizzare i ragazzi contro il doping e contro fenomeni devianti continuerà grazie a questa giornata. L'idea di un sano stile di vita può garantire loro non solo benessere psicofisico, ma in alcuni casi anche garantire loro anche risultati a livello sportivo, ma anche di altro genere, di altissimo livello.